Un'annata positiva per la produzione di vino e per la produzione di frutta, ma le associazioni di agricoltori parlano di difficoltà per i giovani per quanto riguarda l'inserimento nel settore e anche per altre difficoltà legate alla produzione del latte. Il settore agricolo è molto complesso, per cui ogni settore ha le sue difficoltà. Principalmente dobbiamo tenere conto che noi stiamo facendo una grande battaglia per la trasparenza del mercato, quindi per indicare l'origine dei prodotti trasformati. Soprattutto questo vale per il latte col progetto Piemunto, dove indichiamo i prodotti trasformati che arrivano dal latte piemontese, quindi formaggi, yogurt, ogni tipo di derivato del latte. Questa è una prima valorizzazione. Riguardo ai giovani abbiamo messo in campo una buona quantità di risorse, e sono circa 78 milioni di euro che già quest'anno sono stati oggetto di bandi aperti e chiusi, quindi già assegnati ai giovani agricoltori per il loro insediamento. Quindi stiamo in attesa della riapertura dei bandi al prossimo anno, e quindi credo che ci siano buone prospettive. Naturalmente i fondi del piano di sviluppo rurale non sono illimitati, e quindi già sappiamo, come in tutte le altre programmazioni, che non saranno sufficienti per tutti, però per i giovani abbiamo sempre un occhio di riguardo, perché loro sono il futuro, e quindi lì su quelle misure faremo gli sforzi più grandi. Come si può lavorare ancora meglio per ottenere più finanziamenti? Beh, intanto bisognerebbe avere più dotazione. Ricordo che lo sviluppo rurale a livello europeo è il 15% dell'intera politica agricola, perché oltre l'80% è rappresentato dalla PAC, come la chiamiamo noi, cioè dalla domanda unica, e quindi il piano di sviluppo rurale non è una misura per tutti, come invece lo è la domanda unica. Però io credo che focalizzando alcune misure strategiche, come stiamo facendo, possiamo dare soddisfazione a perlomeno, citavo il settore dei giovani, l'agroambiente, in cui abbiamo già destinato 283 milioni di euro all'agricoltura piemontese.